Era proprio Padre Pio che nel 2004 le era apparso e le aveva detto: non piangere, tua figlia guarirà. Velocizzo e termino. Ci tenevo a raccontarvi questa testimonianza perché anch'io, sapete, sono un convertito a Padre Pio. Nel mentre il vaporetto arriva all'isola della Giudecca e attracca, io stavo scendendo dal convento per andare alle poste ed ero piuttosto di fretta. La signora mi dice: padre, si fermi. E io mi blocco. Dico: cosa sta succedendo? Io devo parlarle e devo dichiararle una testimonianza. Allora l'ho accolto in convento e ha raccontato tutta questa storia che io vi ho sintetizzato. E ha concluso così: io voglio mandare un memorandum a Roma perché Padre Pio, anche se io non credo in Dio, sia dichiarato subito santo. La mia risposta fu questa: signora, io la ringrazio della sua testimonianza, della sua umiltà, anche della sua sincerità, ma la devo avvisare che Padre Pio è stato già dichiarato santo 2 anni fa, nel 2002. Sorelle e fratelli, per concludere, questa è una testimonianza che non deve portarci soltanto a capire che ciò avviene in Italia, ma anche in altri paesi e in tante altre parti del mondo, ma deve aiutarci a capire che la guarigione viene. Dio perdona in Cristo, Dio guarisce e Dio sfama. Ma se noi ricorriamo all'intercessione dei santi, questa autostrada per ottenere ciò che più noi ci aspettiamo da Dio, questa autostrada diventa più veloce. E Padre Pio, di tutte le autostrade del secolo XX, non ha 4 corsie, ne ha 6, 12, ne ha tante. È Lui che ci porterà a Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.